L'offerta turistica italiana in vetrina alla fiera internazionale dedicata al settore a Rimini. Al Travel Experience il Molise si è segnalato con molte presenze allo stand della regione, apprezzata la gastronomia con migliaia di pietanze servite nella sola giornata di inaugurazione. Tanti anche i dépliant distribuiti ai visitatori per illustrare le peculiarità paesaggistiche, storiche, artistiche, architettoniche, i percorsi del gusto della nostra regione. Più di qualcuno è stato riferito alla lasciato lo spazio espositivo dicendo che il Molise sarà la meta della sua vacanza di quest'anno. Diversi gli incontri con i tour operator, oggi la chiusura dell'evento durato 3 giorni. L'assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno, ha aperto il convegno sul turismo di ritorno, con il quale ha detto possiamo intercettare numeri importanti perché sono tanti molisani all'estero, considerando poi i numeri complessivi degli italiani che sono emigrati o di seconda e terza generazione. C'è un grande interesse da parte di tutti su questo 2023 come l'anno del turismo di ritorno. Basta pensare ai numeri che ci sono, circa 80 milioni di italiani in giro per il mondo. Noi come Molise abbiamo quasi 1 milione di molisani nel mondo. Tanti comuni molisani che hanno aderito alla rete. Secondo Cotugno occorre coordinarsi con progetti snelli e concreti, predisponendo pacchetti per i molisani nel mondo per poterli attrarre, così da evitare lo spopolamento soprattutto delle aree interne. Durante l'incontro sono intervenuti il presidente dell'associazione Borghi Autentici, Rosanna Mazzia, il responsabile della rete Destinazione Sud Michelangelo Lurgi e alcuni sindaci presenti alla fiera di Rimini, come quelli di Castelpizzuto, Carla Caranci, e di Cerro al Volturno, Remo Dianni, i quali hanno sottolineato l'importanza di una rete tra comuni per il turismo di ritorno, anche per permettere la riscoperta delle radici.